Ciao a tutti e benvenuti anche oggi in questo nuovo video. Anche oggi, 1 gennaio 2022, buon anno a tutti quanti e spero soprattutto che stiate trascorrendo e avete trascorso il Capodanno meglio di sottoscritto, da solo, chiuso in casa, in quarantena. Sì, iniziamo bene, eh? Si dice che chi ben comincia a metà dell'opera. Non oso immaginare a che punto sono allora in questo 2022. Vabbè, non dilunghiamoci troppo. Quello di cui andiamo a parlare oggi, siccome i miei obiettivi per il 2022 sono molto alti, siccome avevo solo quello da fare praticamente ieri sera, mi sono messo lì e mi sono analizzato quelli che sono stati gli obiettivi del 2021 e quelli che saranno, che sono gli obiettivi del 2022, per capire dove andrò a parare. E siccome c'è davvero tanto, tanto lavoro da fare, non posso fermarmi neanche un secondo. Quindi, siccome volevo iniziare a interagire un po' di più anche con la community e portare qualcosa che anche chi non sa nulla del mondo criptovalute possa iniziare a comprendere, ho pensato di iniziare a portare quelle che sono le basi di questo mondo e più che partire in realtà da che cos'è Bitcoin, eccetera, 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 tutto quel mondo base, oggi vorrei concentrarmi su un punto fondamentale, soprattutto in un momento di paura come quello attuale nei mercati finanziari. Le stablecoin non sono nient'altro che degli asset digitali, dei token appunto, che però si ancorano al valore di una valuta fiat, come possono essere dollaro e euro, o sterlina, o yen. Ci sono in realtà una miriade di stablecoin, alcune più conosciute come andiamo a vedere tra poco, altre in realtà che continuano a nascere perché si legano all'andamento di una determinata valuta a corso legale di quella che conosciamo praticamente tutti a livello nazionale. Quali sono però i vantaggi e gli svantaggi in cui possiamo incorrere andando a utilizzare delle stablecoin? Beh, c'è da dire che innanzitutto, siccome le criptovalute hanno un'estrema volatilità, quindi sono ancora soggette a estremi balzi di prezzo, e quello si può vedere praticamente tutti i giorni, basti guardare la gente come prende a cuore le criptovalute quando Bitcoin vola ai massimi e quando magari due giorni dopo fa almeno 20%, in realtà estremizzo, forse neanche tanto. Però è il momento in cui la gente viene presa dal panico totalmente e inizia a vendere tutto quello che ha nel portafoglio, cioè, basti vedere quello. Le stablecoin da questo lato in realtà sono molto più sicure, molto più tranquille, in quanto essendo ancorate all'andamento di una valuta fiat, sono meno soggette a volatilità, anzi quasi nulle, hanno degli scatti molto molto più bassi, sono quindi molto più economiche e rapide e permettono quindi ovviamente di fare tutti quegli scambi che vorremmo fare attraverso il nostro wallet, le nostre criptovalute, in modo sicuro, in modo veloce e soprattutto senza variazioni di grandi prezzi. Andiamo quindi a vedere quali sono le tre macro aree che racchiudono praticamente tutte le stablecoin, perché tutte queste stablecoin sono racchiuse in tre aree appunto in base a come vengono ancorate e a quali sono i loro collaterali. Il primo macro gruppo sono tutte le stablecoin garantite fiat, quindi che hanno un rapporto 1-1 dove il loro collaterale è una moneta fiat di riferimento. Basti vedere quelle che sono ancorate all'euro, al dollaro o alla sterlina. Di conseguenza, all'oscillare del valore di una di queste tre monete, anche la nostra stablecoin avrà un oscillamento di prezzo. In questo caso, chi è che possiede il token, oltre ovviamente all'utente che va ad acquistare la stablecoin? È un ente centrale o addirittura una banca che possiede il collaterale in dollari, facciamo l'esempio, per quello che viene immesso in token. Un esempio pratico, per quello che riguarda Tether, la più grande stablecoin in questo momento, essendo terza per capitalizzazione, basta andare a guardare su CoinMarketCap tutto quello che è la movimentazione di Tether, ma soprattutto ho fatto un video ieri su CoinMarketCap dove appunto nella lista delle criptovalute per capitalizzazione maggiore ci sono Bitcoin, Ethereum, Tether e tutte le altre. E come si può andare a vedere, ovviamente tutto quello che è il grafico di Bitcoin e Ethereum che segue degli andamenti abbastanza sali e scendi e comunque molto correlati tra loro, Tether invece mantiene una linea abbastanza continua, ovviamente fatta di oscillazioni, ma in un range molto stretto. In questo caso è ancorata al prezzo del dollaro, quindi facciamo un esempio: nel momento in cui volessimo rilasciare noi, ente centrale, 1 milione di Tether USD, dovremmo avere 1 milione di dollari nei fondi di riserva per collateralizzare questi token. Quale può essere il rischio per l'utente finale, quindi noi che vogliamo andare ad acquistare i nostri Tether dall'ente centrale? Beh, che dobbiamo fidarci ciecamente dell'ente che emette i token.
in quanto non c'è modo di sapere se i fondi di riserva ci siano veramente nelle casse dell'emittente, se non tramite degli audit che l'emittente deve fare per rendere trasparente tutto quello che è il suo percorso, il suo progetto. Gli audit non sono nient'altro che dei bilanci per quello che riguarda le casse e l'andamento dell'azienda che decide di emettere i token. Il secondo macrogruppo delle nostre stablecoin sono stablecoin garantite cripto. Quindi in questo caso non avremo un collaterale come valuta fiat, ma ce l'avremo in criptovaluta. Ed in questo caso non è un ente centrale, non è una banca a regolare l'emissione dei token, ma sono gli stessi smart contract della cripto al quale la stablecoin si va ad ancorare. Qual è il rischio in questo caso? Beh, che non ci si deve affidare a questo punto a un ente unico, un ente centrale, un'azienda, ma ci si deve affidare a tutto il network legato alla criptovaluta di riferimento, in quanto saranno i voti nella governance della criptovaluta a decidere quelle che saranno le fluttuazioni del prezzo. E soprattutto per andare ad ottenere i token, le stablecoin che vogliamo andare ad acquistare, dovremo inserire le nostre criptovalute all'interno di un contratto che emetterà quindi i token, le stablecoin che, come abbiamo appena detto, vogliamo andare ad acquistare. Nel momento in cui vorremmo ottenere il nostro collaterale, dovremmo semplicemente ridepositare le nostre stablecoin all'interno del contratto e recuperare il nostro capitale, ovviamente in questo caso stando attenti ad eventuali interessi. Il terzo macrogruppo di stablecoin che andiamo a vedere adesso è quello che, da quello che ho potuto notare, è forse quello meno conosciuto e meno utilizzato. Si tratta delle stablecoin algoritmiche, che in questo caso vengono, come dice lo stesso nome, legate ad un algoritmo o a uno smart contract. La loro politica monetaria riprende molto quella delle banche centrali nell'emissione, nella gestione delle valute nazionali, come può essere la SEC per il dollaro, come può essere la Fed per l'euro, per intenderci. Ed in questo caso l'andamento del prezzo è anche molto molto semplice. Basti guardare poi, vabbè, come dicevo adesso, quello che fanno un po' le banche centrali con l'andamento della moneta. Se il prezzo della nostra stablecoin dovesse iniziare a scendere in maniera drastica, ovviamente verranno immessi molti meno token sul mercato. Se invece il prezzo, al contrario, dovesse salire e avere un'impennata, verranno immessi molti più token sul mercato per cercare di calmierare la situazione e riportare il prezzo a una certa stabilità. Bene, anche oggi sono arrivato alla fine. Se l'argomento vi è piaciuto, ditemelo con un like, con un commento, condividetelo, scrivetemi pure se aveste qualsiasi tipo di dubbi, perché tra qualche giorno inizierò a portare video dove andremo ad analizzare anche i progetti delle stablecoin. Primo tra tutti, ovviamente, come ho detto prima, quello che ho citato prima, Tether USD, e poi tutti gli altri progetti, perché vi assicuro che ce ne sono davvero tanti. Ovviamente non li porterò tutti perché altrimenti sarebbe un video lunghissimo, ma poi penso che non avrebbe neanche senso andare a portare tutti i progetti stablecoin, e poi vi lascio anche un po' di curiosità per andare a cercarveli. E detto ciò, se non siete iscritti al canale, lo stavo dimenticando, come facevo a dimenticarmi una roba del genere? Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi, mi raccomando, fatemi sto regalo 2022, dai, sono in quarantena, fatemi uno sto regalo, no? Iscrivetevi al canale, lasciatemi piace al video anche su Instagram, se lo guardate su Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video.